La ringrazio Presidente. Ministra, per effetto del cosiddetto decreto sicurezza noi abbiamo assistito a un aumento dei dinieghi alle domande di protezione internazionale, a un conseguente aumento nel nostro Paese dei cittadini irregolari. In attesa che ci sia una riforma della normativa sull'immigrazione, un provvedimento straordinario di emersione di questi cittadini che consenta la regolarizzazione a fronte, di una immediata disponibilità all'assunzione e che quindi consenta loro di avere, nel momento in cui c'è matura questa disponibilità e c'è l'assunzione, un permesso di soggiorno, consentirebbe, al nostro Paese di effettuare una grande operazione di, legalità e anche di effettiva e reale sicurezza. Quindi chiediamo se il Governo intenda assumere un provvedimento di questo tipo, e quando. Prego. Signora Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole interrogante richiama l'ordine del giorno accolto il 23 dicembre scorso in sede di approvazione della legge di bilancio, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di varare un provvedimento che, a fronte dell'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, consenta la regolarizzazione di cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, prevedendo all'atto della stipula del contratto il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno per il lavoratore. Rammento che già in passato sono state introdotte specifiche disposizioni di legge che hanno permesso, in presenza di particolari situazioni, di far emergere i rapporti di lavoro irregolare, consentendo, in presenza di determinati presupposti, la regolarizzazione delle posizioni lavorative e delle condizioni di soggiorno in Italia. Le stesse disposizioni hanno di volta in volta precisato la platea dei beneficiari, i requisiti e le procedure necessarie. Richiamo da ultimo il decreto legislativo numero 109 del 2012, adottato in attuazione di specifiche disposizioni europee contenute nella direttiva numero 52 del 2009. Tale provvedimento prevede tra l'altro sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri irregolari, nonché più in generale una disciplina complessiva di maggior rigore finalizzata anche all'emersione delle situazioni di irregolarità. È di tutta evidenza come la materia delle cosiddette regolarizzazioni sia di particolare complessità. Sono infatti molteplici i profili da valutare, sia dal punto di vista tecnico che politico, peraltro riconducibili a competenze attribuite a diverse amministrazioni pubbliche, tra i quali non secondaria rilevanza riveste la determinazione degli oneri connessi e il reperimento delle relative risorse. L'intenzione del Governo e del Ministero dell'Interno è quella di valutare le questioni poste all'ordine del giorno, che richiamavo in premessa, nel quadro più generale di una complessiva rivisitazione delle diverse disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla condizione dello straniero in Italia. Ha facoltà di replicare il deputato Riccardo Maggi per 2 minuti. Prego. Grazie Presidente, io ringrazio la Ministra dell'Interno perché credo che in questa espressione di una volontà di approfondire anche di una volontà politica, insomma, nell'ambito di una più generale, come c'è stato, come abbiamo ascoltato, revisione delle norme, delle nostre norme del testo unico sull'immigrazione, voglio vedere appunto l'intenzione di andare verso un provvedimento di questo tipo. Auspico che ci sia, che questo governo trovi in tempi rapidi questa volontà politica, perché credo che noi avremmo benefici su vari livelli. Intanto noi abbiamo un sistema produttivo italiano che ci chiede un provvedimento di questo tipo. Noi abbiamo in questo momento, per effetto del decreto sicurezza, cittadini che stanno perdendo il lavoro perché hanno perso la loro condizione di regolarità ed erano, ad esempio, beneficiari di una protezione umanitaria. Non solo, dobbiamo anche dire che non è sufficiente, non sarebbe sufficiente allargare i casi speciali di concessione della protezione umanitaria, perché avremmo comunque quei cittadini che ricevono un diniego alla loro richiesta di protezione e che stanno ingrossando le file degli irregolari. In questo momento sono circa 600.000 nel nostro paese, le stime più accreditate ci dicono che potrebbero arrivare a 700.000 alla fine del 2020. Nessuna democrazia, nessuno Stato democratico può consentirsi di avere nel proprio paese
700.000 cittadini che sono dei fantasmi e degli irregolari e che magari hanno un datore di lavoro pronto ad assumerli domani. Quindi davvero spero che questa volontà porti del governo espressa oggi di approfondire porti rapidamente a un'adozione di un provvedimento di questo tipo. Grazie.